Latte! Latte! Progresso. Sì. Natura e uomo. Sì. Uomo e macchina. Sì. La via del futuro. Sì. Oscorp. Sì. La Oscorp oggi si espande e presto controllerà nuove tecnologie. Sì. Sotto la guida del dottor Alistair Smythe, il sì. miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo è il nostro obiettivo. Bravi. La sua esperienza in materia di nanotecnologia e macrorobotica condurrà la Oscorp Industries verso un avvenire migliore e radioso. Ah, ok. Nanobot. Cosa sono? Non lo so. Immagina un robot. Ora immaginane 400. Tutti su una moneta. E sti cazzi. Un microscopico esercito che opera a livello molecolare. Minuscoli, certo. Ma con un potenziale illimitato. Bella Pepì! Sì! Guidati dal dottor Alistair Smythe, apriremo le porte di una nuova era per la Oscorp e per l'umanità. Ah. Oscorp, l'azienda di cui ti puoi fidare. Hai capito? Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo su una nuovissima serie, ovvero The Amazing Spider-Man. Allora, ci sono tante cose da dirvi. Perché sto iniziando questa serie? Semplicemente perché sono senza connessione e dei giochi che ho, ne ho davvero pochi. Cioè su Steam ce ne ho un paio di giochi, però li dovrei installare, bla bla bla, quindi posso giocare soltanto giochi a livello offline. Quindi per il momento porterò, giusto per fare qualcosa ragazzi, sono senza connessione, questi video li upperò a casa di Marco. E ho una bellissima notizia, Marco si è aperto il canale, Whee! Cioè si è convinto alla fine di aprirsi il canale. In ogni caso, se siete interessati, lo troverete qui sotto in descrizione, visto che comunque questa serie, che anche se è il primo episodio, quindi ancora deve editare e fare tutto quanto, la upperò a casa sua. Mi sta dando una grandissima mano a uppare video e bla 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 bla, giusto per non mantenere il canale inattivo. Mamma mia che sono figo! Oh! Vabbè, nuova partita, non perdiamoci in barbabietole coi tarallucci. Eroe, vai, vai, vai. Grande, no, sì, non me ne fate una cazzo proprio. Cos'è sta roba? Che se ogni volta mi immagino tipo si apre la porta. Ma che ci fai tu qui? Ti tirerò fuori da questo manicomio. Ma mi ci hai messo tu e avevi ragione. Non devo... Sì, lo so, è assurdo. Ma non c'è tempo, Connors. È successa una cosa tremenda. Una vera tragedia. Che cosa è successo? Che è successo? Chi è Connors? Ah, Connors è tipo l'uomo lucertola? Sbaglio? Sono trascorsi mesi da quando lo scienziato ribelle Kurt Connors ha scatenato Lizard contro i cittadini. La Oscorp che hai... Oh, vabbè, sì, non mi interessa, dai. Ah, no, raga, no, scusate, voglio giocare col joystick. No, mo non ne ho. Ok, giochiamo col joystick. Ma che è il video iniziale? Oscorp Tower, 5 minuti prima dell'incidente. Ehi, tu. Ehi, Zazzona! Grazie per avermi accompagnata, Pete. Dobbiamo fare molta attenzione. Non dovrei essere qui a quest'ora. Spero tranquillo. Vada meglio dell'ultima volta. Non è stato bello. Non stiamo spiando, stiamo indagando. La sera qui succedono cose strane, cose che non piacciono al dottor Smythe. È una brava persona, sai? Vuole davvero cambiare questa azienda. Già, così dice il video. Insomma, si può sapere che cosa c'è che non va alla Oscorp? Credo stiano continuando le ricerche di Connors. Ok. Incroci genetici fra specie. Cose così. Ah, bella roba. Vogliono creare altri Lizard. Non solo, temo. Ma ci servono delle prove, le troveremo stanotte. Oh sì, stanotte, facciamo le zozzate! E le risorse. Perché non progetta qualcosa di utile? Sono tornata per questo. Il dottor Smythe vuole cambiare le cose. Cosa? Le sue ricerche daranno inizio a una nuova era per l'umanità. Ok, aspetta un attimo. Allora il codice è 3393. Mettilo, 3393. Oddio, guarda! Oddio, ma si muove tutto dove? Beh, qui fuori siamo al sicuro. Non ce la faremo mai a entrare. Ci siamo. Visto, te l'ho detto il codice della 3393. La testa. Sì, sì. Abbassatevi! Pure voi! Ci vedono! Guarda che roba! Vabbè, ma arrivano sul cellulare. Sapevo che il dottor Smythe è l'uomo dei nanobot. Ma ce ne sono anche
botti grossi. Sì, questi sono i grossi botti. Tu con questi cosi ci giochi tutti i giorni. Ah, zozzo. Zozzona. Saltella sui robot. A lei piace freddo. Ehi, cos'è quello? Oh, Rino! Rino! Oh! Forse è la prova che continuano il lavoro di Connors. Oddio, ora circola. Oh, 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 ah! Calmati! Santi, calmo! Eri tu che dovevi sedarlo. Perché si agita ancora? Mi dispiace, vi ho iniettato di tutto. Tutto a posto? Gwen, stai bene? Sì, grazie, dottor Smite. Ehi, ragazzi, siete in guai seri. Cosa ci fate? Va tutto bene, sono con me. Cazzeggiamo! Che ci fai qui, Gwen? Sai che non devi mai entrare a questo... Cazzeggiavamo, no, no. Soprattutto con un ospite. Dottor, oh, sono Miles, Spider-Man, faccia di merda. Mi dispiace, davvero. Il mio amico, Peter Parker. Peter Parker? Ti conosco di fama? Penso se fossi Ho Spider-Man. Ho sentito molte cose su di lei. Dunque, perché siete qui? Oh, è tutta colpa mia. Sono sbalordito dai suoi traguardi alla Oscorp. Quando che bel pisello! Quando delle grandi novità, dei nanobot, ho voluto vedervi di persona. Lavoravi con Connor? Sto guardando le tette! Buffo trovarti qui, visto che passo il tempo a cercare di liberarmi di questi ibridi fra specie. Quello era un ibrido fra specie. Mi aveva detto che le ricerche di Connors sono ferme. Quanti altri ce ne sono qui? Non ti ho mentito, Gwen. Gli esperimenti sono fermi. Anche se ci è voluto del tempo. Nessun umano si trasforma più in animale come Connors. Ma qui potete vedere che succede quando un animale si inietta DNA umano. Già, aspetta, quindi... Seguitemi. Sono sicuro che terrete per voi queste informazioni. Aspetta, non ho capito. No, scusi, quello là... cioè, era un rinoceronte e gli avete... Cioè, perché non penso che il rinoceronte se l'ha iniettato da solo il DNA umano, Se gliel'avete iniettato voi, oddio, che è uno scimpanzé, un babbuino. Un babbuino! È un altro di quegli ibridi? Pazzesco. Lizard ha quasi distrutto la città. Chi mai potrebbe continuare a creare quei mostri? La Oscar. Cambiare l'etica di una grande azienda richiede tempo. Alcuni scienziati ritenevano che queste povere creature avessero un'utilità. Del tipo? Ma io mi sono opposto. Questi ibridi presto spariranno da qui. Li trasferiremo al nostro biolab per tenerli al sicuro. Lontano dagli occhi. Lontano dal cuore. Ehi, questo ha mangiato oggi? Ha sempre questo aspetto. Gli scienziati sono andati avanti con le ricerche di Connors. Ibridi in questa stanza sono pericolosi e altamente contagiosi. Ecco spiegate alle unità di contenimento. Non sei... Dove è andato? Non sei così carino, vieni però. Vieni fuori, amico! L'amico è una specie di virus. Qualsiasi contatto porta all'infezione. Un'infezione mortale. Fico. Se non si diventa ibridi a propria volta. Preferisco che resti umano. Continuiamo. Esiste una cura? Ah, per loro temo di no. Non sono l'uomo ragno umani. Io. Sono nati in una piastra di Petri. Ma di non c'è una di Peti? Nemmeno per gli umani infettati. I tentativi di produrre un antidoto sono falliti. Vorrei sembrarvi crudele, ma dovete capire che quella creatura è un virus. Come gli animali che hanno portato la peste nera in Europa. Penso di piacergli. Faccia di merda. Che strano. Reagisce così solo quando ci sono altri... Altri bei ragazzi come me? Ci sono abituato. A differenza dei robot, le creature viventi sono... imprevedibili. Oh, fighissimo. Preferisco avere il controllo. Imprevedibili, eh? Ma che cos'è? Un'iguana? Questa è la visita aziendale più strana della mia vita. Tranquillo, Parker. Ora si va al laboratorio nanobot. Te ne innamorerai. Ne sono certo. Mi scusi, Dio... dottor Smite. Mi serve qualcuno con l'autorizzazione per portare questo al settore B. No, non ho tempo. Che cos'è? Gwen, forse è un bene che tu sia qui. Occupati tu di queste assurdità burocratiche. È una punizione per l'intrusione. Accompagnalo. Oh, Will Smith! Ciao, Willy! Ecco, Willy! Preferirei accompagnarla. Non vorrei che la mangiassero. Ah, capisco. Sì, gli animali sono attratti dalla bellezza quanto l'uomo. Vi aspetto al laboratorio. Vabbè, poi lei c'ha le tette, dai. È un ordine. Dai zitto, faccia di merda. Certo, dottor Smite. Andiamo, Pete. È stato un onore conoscerla. Anche per me. Oddio, che cosa è sta roba? Vuoi prendermi in giro? Mi sembra che sia un po' troppo, non trovi? È un'eredità pesante, ma il dottor Smite si lascerà tutto alle spalle. Credo in lui. Oh, oh, oh.
Che cosa? Sei incazzato? Ma cosa gli hai fatto? Io? Proprio niente. Oh, Willy, stai calmo! Percepisca il tuo sangue. Sta reagendo a qualcosa, non avevo mai... Oddio! Sta rompendo il vetro! Oh, Wolverine, stai calmo! Wolverine! Oh! Devo portarti qui. Wolverine! Sei incazzato, Wolverine! Ora arrivano gli X-Men! Gira! Troppo tardi. Uscite tutti quanti. Devo attivare i robot di sicurezza. Tu sta fracassando tutto. Devi andartene da qui. Oh, Willy! Senti, Bon. Non ti lascio sola. Mette fine all'opera del dottor Connors a modo mio. Peter, non può aiutarmi. Domino, sono Spider-Man! Il topo. Bisogna fermarlo. Com'è il topo? Oddio, ma è Scorpion. Che cazzo è? Beh, Scorpio, Wolverine, chi cazzo è? Peter! Ah, aiuto! No, può essere. No, 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 Gwen, guardami! Gwen! Oh, c'è lo scimmione, scimmione! Oh! Oh, bastardo! Come si apre questo affare? No! No! Ma che cazzo... Sì, ero già vestito, va bene così. Ho camminato tutto il tempo col costume da Spider-Man senza la maschera. Bravo. Gwen! Ti salvo io! Tieni premuto RB. Rilascia. Gwen, ti salvo! Ta-na-na-na! Sono Spider-Man! Minchia, vi inculo tutti. Andiamo! Andiamo! Con la si salta, ok. Gwen, stai bene. Gwen, tranquilla. Grazie. Portami nella zona in quarantena. Lì potrò aiutarti a salvare gli altri scienziati. Aspetta, come si apre? Oh! Questi robot sembrano... Oh, guarda! Sono programmati per difenderci dagli ibridi. Quindi anche da te, tecnicamente. Fai attenzione, Peter. Mamma mia, quanto son figo. Io sono Spider-Man. Ta-da! Andiamo! Hai visto? Cosa? Oh, oh, uccidilo! Bravo, prendilo a colpi di... Ma che cazzo... Oddio, che cazzo è questo? Ma che cazzo? Lasciami aiuto! Oddio, ma si sta scopando! Sei portato! Sì! Subito! Che cazzo è sta roba? Prova audio di... Io trovo forse le cose là. Con la ragnatela. Ma ovviamente! Ok! Se quei mostri uscissero da Oddio, ma... Oh, Rino! È la Peppina! Mamma mia, mamma mia! Andiamo! 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 Vi salvo tutti! Chi c'è? Minchia, quanto son figo! Attento! Tranquilla, sono Spider-Man, donna! E poi mi fai un regalo, poi mi ciucci l'uccello, hai capito? Vai! Mamma mia, che mira! Woohoo! Minchia, vi spacco il culo, Frocetti! What the no! Oh, guarda, guarda! Mary! Faccia di merda! Faccia di merda! Minchia, ti piace prendere i cazzotti! Ok, scatto di ragno, dov'è? Devo scattare là sopra. Andiamocene da qui. Aspetta, scatta però, Ok. Interagisci. Ehi donna, tranquilla, sono Spider-Man. Ti hai premuto Y, guarda, chi lo guarda? Boh, vabbè, comunque. Dove andare? Di qua? Di qua? Dove si va di bello? Ah, eccoci qua. Bene. Sistema di sicurezza Oscorp. La quarantena è di là. Resta qui, Gwen. Tornerò a riprenderti. Tranquilla, Gwen. Tranquilla, interagisciamo qua con sto robot. Ok, RB. Andiamo di là. Ciao, mamma mia, raga, che figata, che figata! Quindi trovo un modo per aprire la porta dall'altra. Mamma mia, guarda, giù 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 giù. Mamma mia, quanto è figo! Quindi sono Spider-Man e salverò il mondo perché io sono l'uomo ragno. RB, no, aspetta, Y. Mamma mia, mamma mia. Abbiamo aperto la porta. Oh yes, motherfucker. Andiamo, andiamo, andiamo. Woohoo, yes, andiamo, arrivo Gwen. Aspetta, devo andare là? Sì, molto probabilmente sì. Che devo fare?
Oh, minchia, bravo, spacca tutto. Mamma mia, che scapole. Io sono Spider-Man. Minchia, mi volete attaccare? Mi volete attaccare? Mi faccio il tappo di culo, stronzi! Wow, wow, wow! Bella faccia di cazzo! Lo vorresti in bel colpo, eh? Minchia, peccato, lo sto caccia in bocca! Minchia, vieni qua, bello stronzo di papà! Minchia, te le do di sana ragione! Oh sì, bello di papà! Mamma mia, come ti spacco! Succhiamelo, frocio! Minchia, bella, ti piace le calci in bocca? Oh sì, guarda co- mamma mia, mamma mia! Questo lo chiamo il pugno di Dio! Le cuffie, mannaggia, le cuffie mi sono volate! 60 punti esperienza! Ma mamma mia, sono fighissimo! Gwen! Ti venga a salvare, donna! Dove sei? Vieni qua, donna! Ti porterò in salvo. Tranquilla! Tranquilla, donna! Io sono Spider-Man! Spider-Man! Hai il cazzo duro! Da-da-da-da. Andiamo! 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 Oh, finito? Mi stavo casando! Obiettivo completato, porta quella nella zona di quarantena. Prima che tutto degeneri. Pete, sappiamo entrambi che è già fuori controllo. Il dottor Smite saprà che fare. Trovalo. Ok. Ci provo, Gwen, ma mi domando che cosa accadrà a te. Non lo so, ma la situazione è grave. Sono infetta, Pete. Lo siamo tutti. Vabbè, io sono Ricordi Spider-Man. Cos'è accaduto a Connors? Sappiamo cosa ci aspetta. Che mi dici dell'antidoto? Se ha già funzionato... Connors è stato esposto a un primo ceppo, a un antenato del virus che poi si è evoluto. È mutato. Non c'è più un antidoto ora. E se fermassi tutti gli ibridi? Vanno certamente fermati, ma anche in questo caso è possibile che il virus si diffonda. Gwen, stai calma. Non permetterò che ti accada nulla, chiaro? E poi c'è la patata, c'è quindi la tranquillo. Esatto. Troverò il dottor Smite e gli altri. E poi ti sbatterò brutalmente sulla parete. Aspetta, Pete. Prendi l'Ospon sul tavolo. Il che? L'Ospon. È il telefono della Oscorp. È ancora un prototipo, ma almeno potrò chiamarti. Oh, l'iPhone! Mi prendi l'iPhone! Torno qui non appena posso. Oh, l'iPhone! L'iPhone! C'ho il citofono pure io! Tina! Potenziamento tech disponibile. Oh, minchia! Oh, prendi su! Accendi, prendi, minchia, prendi il citofono! Oh, il citofono! Danno attacchi, potenza attacchi, rimbalzo di ragno. Che cazzo è? Sono col col citofono qua. Cazzo è l'iPhone? Ah, OS iPhone, scritto là a destra. Se vedete lì a destra, è scritto là. Allora, rimbalzo di ragno, timer scatto di ragno. Che cazzo è? Spinta di combattimento. Che cos'è sta cosa? Attenzione, tutto deve avvenire immediatamente. Che cos'è sta cosa? Prova audio, il nuovo res... Cos'è sta cosa? Il dottor Smite, giusto? Il solo e unico. Benvenuto alla Oscorp, signore. Purtroppo il signor Osborne era impegnato. Che peccato. In un giorno così importante. Chi è Alistair? Che cosa sa di quanto è accaduto qui? So che la colpa è tutta di Kurt Connors. E non mi sorprende. Conosce bene il dottor Connors? Purtroppo sì. Dicevano che eravamo pari quanto a genialità. Ognuno nel suo campo. Chi è Alistair, raga? Ma la differenza è che io ho una coscienza. E io sono Spider-Man. Una coda. Ok, va bene, cos'è sta roba? Cosa è sta roba? Danno attacchi, forza di ragno. Forza di ragno! Sparo rapido! Spacca muro! Moltiplica le prime... Ah, ok, no, va bene, cos'è sta cosa? Aumenta la rapidità di lancio! Spacca muro! Scatena un'esplosione di ragnatele su un immobile... la peppina, che figata! Migliora l'elasticità per aumentare i danni alla portata nella presa della ragnatela. Ma questo è figo. Cos'è sta roba invece? Beh, completamente il gioco, vabbè, 0%. Ok, no, aspetta, no, 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 mi danno attacchi, tutti gli attacchi causano il 25% di danno in più. Aumenta il numero di attacchi alle spalle al 30% prima il nemico si riprenda. Questo qua può essere utile. Attiva le mosse personali B ed eseguiti attacchi potenti dopo aver ottenuto un punteggio combo per 10. Non so che cazzo sia, quindi no. Inizia un colpo di ragno rebiso nemico di sempre vivo e raggiunge per rimbalzare indietro ancora di più. Aumenta il tempo con lo scatto di ragno prima di tornare alla velocità normale. Facciamo questo. Yes! Quindi! Perfetto! Che dobbiamo fare adesso? Signorina! Mamma mia, siamo troppo fighi, raga! Manicomio di Bell. Ce l'ha fatta.
Sì, l'ho portato in quarantena insieme agli altri scienziati. Ma sono tutti infetti. E gli ibridi? Dove sono? Io ho provato a fermarli, ma sono fuggiti. Beh, tu hai catturato me, Lizard. Perché non dovresti riuscirci con gli altri? Perché tu sei una checca? Tu non hai idea. No, diglielo, sei una checca! Tu sei una checca! Tu sei un dito in culo! Tu fai schifo alla merda! Capitolo 1, la Oscorp è tua amica. Oh sì, amica mia. Spider-Man spiega a Connors cosa è successo. Quando siamo dei tascato in... Vabbè, sì, andiamo avanti, andiamo avanti. Che è sta roba? Cos'è sta roba? Manhattan, 4 ore dopo l'incidente. Oh, yes. Popolazione infetta 125. Mamma mia, quanto è figo essere Spider-Man! Oh, yes, motherfucker! E io sono Spider-Man! E io c'ho il cazzo duro! Da-na-na, da-na-na. E la peppina! Woohoo! Volare! Oh, RT per oscillare! Da-na-na-na. Gwen, stai bene? No, mamma mia, guardate che figata! Guarda che figata! Woohoo! Se qualcuno può aiutarci. Madonna, guardate! Il dottor Might sta programmando i robot per catturare i libri. Quindi quella pare lui. Ehi, cos'è quello? Cos'è che perché tremava tutto? Accendi il cellulare. Cosa c'è qua? Vai all'epicentro del terremoto. Spider-Man spiega cosa è successo mentre... Vabbè, sì, ma sembra se sono 4 messaggi. Che cazzo sono questi messaggi? Ho ascoltato la conversazione. Già te il consiglio. Sì, vabbè, wow, non me ne ho fatto uno cazzo proprio. Questo telefono è fantastico. È vero che è bellissimo? Oddio, che cazzo c'è qua? Ah, no, era una bar. Mamma mia, raga, è fantastico. Yes. No, aspetta, no, devo ancora capire i tasti, raga. Oddio, guardate. Fantastico. Bellissimo. Bellissimo. Oh, oh! Sono sull'elicottero. Woohoo! Quindi, se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un pollicione in su qui sotto al video. Nel prossimo video, ragazzi, andremo all'epicentro del terremoto. Quindi, ragazzi, in questo momento la peppina, mamma mia, guardate, raga, che ficata. Aspetta, però ancora non so i tasti. I tasti quali sono? Ah, ok. No, raga, guardate che ficata. Posso andare dove cazzo voglio. Gli dico, mica, voglio andare là sopra. E mi ci fa andare. In un modo o nell'altro mi ci fa andare. No, raga, è... Bellissimo, bellissimo. Quindi, commentate, condividete. Ah, mi prude qua. Ah, ok. Commentate, condividete. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. Andremo all'epicentro del terremoto. Mamma mia, raga, è bellissimo essere Spider-Man. Quanto cazzo sono figo. Sono bellissimo. Poi sono fottuta, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Fatemi sapere come vi sembra questa serie, ragazzi. Per il momento che non ho connessione, giocherò a questo gioco. Quindi nulla, ad un prossimo video e ciao ciao.